La prima canzone viene impiattata da noi, dallo chef Marco Ambrosino del ristorante 28 Posti di Milano, e vi anticipo che probabilmente avvertirete questo senso di follia in un abbinamento un po' particolare. Quindi Marco, a te la parola. Ciao Wally, con Lithium prepareremo un antipasto a base di porro, miso e prugne. Per prima cosa prendiamo i porri, li laviamo bene e li cuociamo sul barbecue. Una volta cotti, li conserviamo in un contenitore a chiusura ermetica per qualche minuto, in modo da farlo ammorbidire. A parte, prepariamo la nostra maionese di miso, quindi uova, olio, aceto, e poi aggiungeremo un cucchiaino di pasta di miso e frulleremo il tutto. Per le prugne, le mettiamo sotto sale in un contenitore come fossero delle alici e le lasciamo lì, meglio se per qualche settimana. Poi le tiriamo fuori, togliamo il sale in eccesso e le tagliamo a pezzettini piccoli, a cubetti. A questo punto montiamo il piatto. Porro lo condiamo con un filo d'olio, sale, un po' di menta fresca e qualche goccia di succo di limone, maionese al miso, pezzettini di prugna sotto sale e lo ultimiamo con delle erbette aromatiche. Rock appetito a tutti! Si aprono le porte dei fantastici chef. Per chi non conoscesse questo momento, creiamo una sorta di legame fra il cibo dei piatti e del rock and roll, la nostra musica. E per questo mese di luglio l'album che analizzeremo attraverso i piatti dei nostri chef è Nevermind dei Nirvana, l'album dei portavoce, mettiamola così, della generazione X, un album davvero pieno, denso di musica incredibile, di canzoni incredibili, scusate la ripetizione. Allora, il pezzo che prendiamo in esame quest'oggi in realtà venne scritto nel 1989, poi venne sviluppato, venne lavorato, eccetera eccetera eccetera, per cui stiamo parlando di un Kurt Cobain all'inizio, no, del viaggio all'interno del suo talento, ed è una canzone che in un certo qual modo è come se tentasse di catturare dei dialoghi tra delle persone. Ecco, proprio questo concetto sta alla base del piatto, o meglio alla base di come è impiattato questa canzone il nostro chef Daniele Zennaro del Marciano Spab di Venezia. Prego Dani. Ciao Wally, con Brid abbineremo un risotto cotto con della birra IPA e mantecato con del burro di avocado. Quindi, dopo aver tostato a secco il riso, bagnato con la birra e portato alla cottura con dell'acqua per mantenere le note erbacee e floreali della birra stessa. Nel frattempo, sbucciato un avocado maturo e schiacciandolo in una frusta fino ad ottenere una crema da conservare in frigo e da usare come burro per mantecare il risotto stesso. Aggiustatelo di sale se necessario e quindi alla fine guarnitelo con una coda di scampo pulita e rosolata in padella con una noce di burro e profumandola con del timo limonato. Avrete alla fine un risotto dai colori ipnotici, come il ritornello, che vi porterà a fagocitare lo scampo in un mulinello di sapori spigolosi come solo il grunge degli anni 90 poteva farvi sentire. Rock appetito a tutti! È il momento di così andare nei meandri dei fantastici, cioè ricreare questo ponte che corre fra l'arte musicale e quella culinaria. Partirei da una citazione di Danny Goldberg, che fu il manager dei Nirvana, che sono gli autori del disco Nevermind, che è poi quello di riferimento per questo mese appunto e per questo menù. Kurt all'epoca era nervoso per la pubblicazione di questa canzone perché la reputava troppo simile a una canzone dei Killing Joke, 80s, in particolare nella parte del riff, ma tutti abbiamo pensato che fosse la canzone migliore da pubblicare in quel momento. Allora, qualche tempo fa mi ritrovai a leggere il libro che proprio Goldberg scrisse sui Nirvana e in quelle pagine viene tracciata un'immagine proprio di Kurt Cobain come uno che in realtà voleva entrare nel sistema dell'intrattenimento musicale, però non snaturando la sua natura. Questo fatto la dice lunga proprio sul suo essere completamente devoto alla sua arte, completamente devoto alla performance in particolar modo. Questa e altre storie ci vengono raccontate dal piatto dello chef Luca Mussi, che va in abbinamento con Come As You Are. Ciao Wally, il piatto che abbino a Come As You Are di Nirvana è hamburger di ceci con guacamole e cheddar di anacardi. L'idea di questo abbinamento è data dalla necessità di rivendicare Kurt Cobain per quel giorno in cui, durante un tour in Sud America, Dave Grohl, appassionato di barbecue, portò tutta la band, compreso Kurt che era vegetariano, a mangiare nel più costoso ristorante di carne del Sud America stesso. Quindi prepareremo il piatto del barbecue per antonomasia, ma in versione veggie. Partiamo con la preparazione del cheddar. Mixiamo, fino a rendere una crema, anacardi lasciati in ammollo una notte, curcuma, olio di semi, aceto di mele e fermenti lattici. Quindi mettiamo in uno stampo e lasciamo raffreddare in frigo una notte.
Procediamo preparando il guacamole frullando avocado, pomodoro, succo di lime, scalogno e peperoncino. Ora ci dedichiamo ai burger, anche qui frullando i ceci cotti con prezzemolo, sale, pepe, olio e pangrattato. Gli diamo una forma, li lasciamo rapprendere in frigorifero per un'ora e li grigliamo. Serviamo tutti gli ingredienti in un buns da hamburger con a piacere l'aggiunta di pomodoro e insalata. Rock appetito a tutti. È il momento dei Fantastichef e andiamo quest'oggi a chiudere il menù di luglio, che è in abbinamento con il disco Nevermind dei Nirvana. Disco incredibile, disco che può essere considerato forse il più importante degli anni 90, e la cosa che si nota ascoltando questo album traccia dopo traccia è che quella generazione, così come ogni generazione in realtà, per buttare giù il muro che la divideva dalla reale essenza della vita, ha avuto necessità di qualcosa di molto forte, e questo disco rappresenta appieno quella sensazione, in particolare in una canzone che è la più importante, la più universalmente riconosciuta come appunto importante dei Nirvana, che è Smells Like Teen Spirit, che è un vero e proprio grido, no? È un grido da parte di quella generazione X, soprattutto nella fase in cui dice "Here we are now, entertain us", un vero e proprio urlo lanciato per riuscire ad arrivare alla reale essenza della propria esistenza. Allora, oggi giochiamo di consistenze e di abbinamenti strani, perché la chiusura di questo menù è affidata alla forza di Smells Like Teen Spirits, ma alla dolcezza del dessert dello chef Fabrizio Catana di Bosco 131 di Perugia. Ciao Wally, con Smells Like Teen Spirit farò un dolce: gelatina di prugne, gelato al latte di capra e timo, latte di avena. Sono tre preparazioni singole. Iniziamo a preparare la gelatina facendo una purea di prugne, possibilmente rosse, addensandola con un addensante naturale e mettendo pochissimo zucchero. Poi facciamo il gelato al latte di capra, unendo una parte di latte normale con una parte di latte di capra, dello zucchero invertito, dello sciroppo di glucosio, e mettiamo in infusione con il timo limone fino al giorno dopo, e poi facciamo girare al mantecatore. A parte facciamo un latte sempre di capra, mettiamo a cuocere dell'avena e poi assembliamo il tutto sul piatto. Rock appetito a tutti!